Il programma è presentato da Scuola Sì. Offre un'ampia gamma di soluzioni formative, corsi di livello base ed avanzato. I corsi sono divisi per materie, web design, informatica di base. In ciascuna area, Scuola Sì propone percorsi personalizzati, studiati insieme all'alunno per essere altamente formanti e specifici. Per informazioni, contattaci al numero verde 800 03 51 41 oppure visita il nostro sito scuolasi.it. Buonasera, Davide Gibuti, Bogart, 27 marzo, Le Iene Party, Ask Questions, Cristina Del Basto, special guest. Ma la vera special guest qui è Riccardo Pirolo. Salve, Riccardo, com'è andata la serata? Tutto bene, sta proseguendo. Siamo ancora all'inizio, no? Stiamo viaggiando e siamo all'inizio. Quiz. Siamo in compagnia di Gianluca, Andrea, Geraldo. Ragazzi, chi ha scritto l'Eneide? Virgilio. Virgilio. Ma che chi è? Non lo so. Omero. Virgilio. Ah no, che è Omero. Chi è il presidente attuale della Camera dei Deputati? Della Camera dei Deputati. Anna Paola è informata in politica. Allora, è un uomo. No, è una ragazza. Una ragazza, ragazza. No, perché ci sta un uomo e una donna. Però non mi ricordo. Non lo so. Che cosa? Non ci sta. Ci sta. No, non si... Ti posso dire le funzioni? Comunque è un magistrato. Quindi? Non ci sta. Ci sta. No. Te lo assicuro. Non lo so. Chiamata a casa 50 e 50, non lo so. Ragazze, 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 una domanda. Allora, voglio sapere i nomi dei sette nani. Cucciolo, Brontolo, Mammolo, Eolo, Pisolo, Dotto. Cazzo, ma anche il terzo. Brontolo, Mammolo, Pisolo, Eolo, Cucciolo. Aspetta, non ho perso il conto. Dottolo, Mammolo, Mammolo. Gongolo, Pisolo, Mammolo, Eolo, Cucciolo, Brontolo, aspetta che mi manca l'ultimo, e Pisolo. Brontolo, Mammolo. Pisolo, Mammolo, Pisolo, Cazzolo. Sniffalo, Caccolo. Pisolo, Cucciolo, Mammolo, Dotto, Cristina Del Basso. Chi ha dipinto l'urlo? Chi? Chi ha dipinto l'urlo? Il dipinto, quello che fa così. Van Gogh. Passo, passo. Ma che dici? È l'urlo di? Di Munch. E quindi chi l'ha dipinto? Munch. Bella vita. La vita.
Un saluto ai nostri amici di Mr. Student. Ciao amici di Mr. Student. Allora, ti è piaciuta Salerno? Vabbè, a parte che io ce l'ho nel cuore Salerno perché è la città dove è nato il mio papà e devo dire che è fantastica. Che ti hanno fatto mangiare? No, beh, ho mangiato in stanza velocemente. Quali... Però so che si mangia benissimo, già assaporato. Che cosa hai in progetto in questo periodo? Ma ho delle cose che sono in via di sviluppo, quindi incrociate le dita per me. Va bene, ti facciamo una preghierina. Senza scomodare i santi, basta incrociare le dita. E ti manca il Grande Fratello? Eh? Ti manca il Grande Fratello? Beh, sono state delle esperienze che ho vissuto nella mia vita, ma poi si guarda avanti. Io ti favo per te, ti ho anche votato. Grazie. Mi fai un autogramma sul braccio? Sì. Ti chiami? Vincenzo. E voglio anche un bacetto sulla guancia. Grazie.